RLV, la radio a colori. RLV. Eccoci qua, siamo sulla Radio Colori, sono le 11:35 minuti, siamo in attesa di essere collegati con il vice sindaco Walter Lanzone del comune di Framura. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? È live, allora aspetta, eccolo qua. Vieni caro, sistemati, perché abbiamo avuto un attimo di... perché sti vice sindaci sono sempre impegnati, non si sa come mai. Walter, buongiorno. Buongiorno Walter. Innanzitutto ovviamente ti ringrazio per averci regalato un po' del tuo tempo. So che sei hai un po' da fare questa mattina, mi hanno detto. No. Sempre disponibile. Okay. Perfetto. Walter Lanzone, vice sindaco del comune di Framura. Comune che è stato insignito proprio settimana scorsa, è entrato nei 150 o 200 borghi? 250 borghi più belli d'Italia. E niente, un lavoro molto interessante e oltretutto insomma che dal punto di vista del turismo porterà sicuramente parecchie cose positive, immagino. Ci speriamo forte noi su questo. Ci speriamo forte, anzi, con i borghi d'Italia parteciperemo anche alla prossima mostra di Expo. Ah, sarete a Milano direttamente? Sì. Ah, però questo il milione di Italy. Ah, questo è una cosa che non sapevamo. Sì. Sarà un video che girerà nei comuni appunto dei borghi più belli d'Italia, i comuni che vogliono partecipare. Saremo presenti sia con Italy, con borghi più belli d'Italia, sia nel padiglione della Regione Liguria. Ah, perfetto. Niente, il lavoro che c'è stato dietro, mi ha detto che c'è stato ovviamente così anche il Framura Turismo ha lavorato molto per questa cosa, giusto? Sì, Framura Turismo è l'associazione appunto del comune con gli operatori turistici locali. Ci ha dato veramente una bella mano, chiaramente. Sono poi. Certo. Anche loro molto interessati, certo. Speriamo ne abbiano un tornaconto. Ovviamente. E, per quanto riguarda invece altri comuni liguri, ce ne sono altri oppure siete solo voi insigniti di questa onorificenza? No, ci sono altri comuni. Altri comuni liguri? Sì. Sì, vicino a noi qui c'è Varese Ligure, ah. E c'è Fernazza che hanno già, e c'è il non Lerici ma il borgo di Tellaro. Ah, perfetto. E, niente, praticamente tutto questo probabilmente è partito anche da un lavoro enorme dell'amministrazione, immagino. Ovvio. Sì, circa un anno fa. Il club sono un'emanazione dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Ok. Abbiamo dovuto fare una domanda, siamo dovuti andare per la partecipazione e portarla in consiglio comunale. Ma abbiamo partecipato, c'è stata una visita di uno dei club che certo. Ha visitato per vedere i requisiti che c'erano. Infatti stavo pensando, ma i requisiti principali, oltre ovviamente alla bellezza del posto, che quello è assolutamente indubbia, ma servono dei requisiti particolari? Requisiti, patrimonio architettonico, sì. Un patrimonio di qualità, accessi al borgo, percorsi interni del borgo, legami tra immagine, tradizione e luoghi, immagino. Naturale, certo. La qualità architettonica, noi abbiamo veramente delle cose interessanti, sia come edifici pubblici ma anche come abitazioni private, valorizzazione poi del territorio in generale, immagino. Turistica, trattamento del rinnovamento, abbellimento delle facciate, certo. Cura del verde pubblico. E poi promozione, animazione, se c'è un punto di accoglienza turistica, e noi ne abbiamo addirittura due, certo. Pur essendo un paese molto piccolo, ma ne abbiamo una stazione, uno qui
vicino al comune. Immagino che sia stata anche probabilmente la nuova pista ciclopedonale che vi abbia dato anche quell'input in più, forse, sbaglio? Pista ciclopedonale e molto anche la parte di passeggiata a mare che siamo riusciti a realizzare. Anzi, a tempi brevi dovremo partire con i lavori per il terzo lotto. Ok, niente, Walter, io ovviamente ti ringrazio per questi minuti che ci hai regalato e insomma auguro pubblicità per Framura. Assolutamente. Auguro ovviamente un in bocca al lupo a tutta l'amministrazione, ma insomma a tutta Framura in generale, a chi fa insomma anche commercio in zona, a vari bar, ristoranti, insomma negozi che fanno di Framura insomma uno dei borghi più belli d'Italia, allora, ok? Sì. Adesso, visto che c'è la possibilità, c'è aperto il bando per il bar che c'è giù nel Porticciolo. Ecco, vedi, questa è una cosa molto interessante. Chi volesse magari può... Sì, il bar, la Cueva, quello giù nel Porticciolo, c'è il bando aperto. Per richiedere la gestione. Prego? Per richiedere la gestione, diceva Ale. Per richiedere la gestione estiva, immagino, del bar. Sì, okay. Sì. Sarà per due, un anno più uno. Perfetto, quindi magari chi fosse interessato può contattarvi in comune. Chiaramente è un bando pubblico. Perfetto. Walter, io ripeto, ringrazio nuovamente per il tuo prezioso tempo e dono in bocca al lupo a tutta Framura e ovviamente passeremo da quelle parti, immagino, insomma, con la nostra biciclettina passeremo da quelle parti prossimamente. Per venire dal comune, però chiaramente c'è da pedalare. Lo so. Conosco bene la zona. Va bene? Ciao Walter, grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buona giornata. LLV.